po' di coraggio per mettere in scena il tema drammaticamente attuale degli incidenti nei luoghi di lavoro. Servono coraggio e sensibilità, senso civile e qualità artistica. Lo ha fatto l'associazione culturale Le Sibille di Macerata, rappresentando sabato 25 novembre al Teatro Nicola Vaccai di Tolentino lo spettacolo Il pane loro, per la regia di Laura De Santis. L'iniziativa è stata organizzata dalle Camere del Lavoro di Tolentino e di Macerata in accordo con l'Associazione Centenario e con il patrocinio del Comune, della Provincia e del Consiglio regionale delle Marche. Il spettacolo è tratto dall'omonimo volume del giornalista e autore televisivo Stefano Moncherini, realizzato nell'ambito del progetto Lavori in corso, un cantiere in scena, dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Ogni vita vissuta merita di essere raccontata, ma ci sono storie che da tutti dovrebbero essere conosciute, scrive l'autore. Sono le storie di eroi senza medaglie e di carnefici, talvolta senza volto e senza nome, spesso, molto spesso, privi di scrupoli. Il lavoro nero e il precariato dilagano, gli incidenti sul lavoro si moltiplicano, in troppi fanno finta di non vedere o sanno di guadagnare un pugno di riso tenendo la bocca chiusa. È un pane duro, un boccone amaro da mandar giù. Diceva che il padrone non era più quello di una volta, che pretendeva sempre di più, che non gliene fregava più niente degli operai e che anche quando Piero, un suo compagno più giovane, sotto la pialla ci ha lasciato tre dita, lui non ha voluto sentire storie. Ha parlato prima con lui. Poi era uno con tutti gli altri, dicendo che se qualcuno aveva qualcosa da ridire, lui lo avrebbe